Ho acquistato questi due DLC perché mi sembravano interessanti e soprattutto erano in sconto, ma più che altro questo perché ho visto che aveva l'arco e questo perché aveva un coltello. Ho detto, vabbè, per 1,50 euro, perché no? Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Dying Light 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo ucciso Raiss. E devo dire, a parte, diciamo, la cosa scriptata, nel senso, a parte il mini quick time event dove eviti i colpi e per carità, sì, molto bella comunque. Non lo so, avrei preferito un combattimento effettivo, però effettivamente lui era senza un braccio, quindi sai che, che combattimento sarebbe stata. Comunque, abbiamo la possibilità di avanzare con The Following, ma non è questo il momento, per il semplice fatto che prima vorrei fare Air Raid. Ora, Air Raid io non so quanto duri, non so come vada, non so cosa bisogna fare, non so se ha missioni, non so se è una roba unica. Cerchiamo di scoprirlo adesso. Come ho detto prima, ho preso su altri due DLC. Uno di questi ci dà un arco. Eccolo qua, ulla, giallo addirittura. Spago, chiodi, pezzi di metallo e nastro adesivo 400 di potenza di fuoco. Però le frecce sono a parte. Non posso usare quelle normali, immagino. Azz, ecco come ti fregano. Vabbè, iniziamolo a fare. Vediamolo un attimo, perché magari sì, ti danno le munizioni speciali, ma poi nell'effettivo. No, posso usare. Ho sbagliato. Posso usare le munizioni normali. Ah, che bello. Meno male. Anche a livello di mira mi sembra molto migliore rispetto a quello originale. Ok, l'ho colpito la testa ma non l'ho killato. Anche perché effettivamente prima avevamo tutti i potenziamenti dati ad arco e frecce. Poi li ho tolti per metterli alle armi. No, sono contento che perlomeno non dobbiamo per forza di cose avere le munizioni sue precise. Spada del cavaliere notturno. Aha. Pronto per la caccia grossa? Dai una sistemata alle tue lame per prepararti all'invasione di cacciatori della notte. Eh beh sì. Vediamo, coltello. Coltello del cavaliere della notte. C'era un coltello. Comunque, abbiamo il manganello del cavaliere della notte. Il maglio del cavaliere della notte e usa l'ascia due mani. Il che, nonostante sia un martello, però può essere utile. Il coltello del cavaliere della notte e la spada del cavaliere della notte. La mannoia prenderebbe ovviamente tutti quanti i bonus. Il coltello prenderebbe solo il danno. Io direi di usare la mannaia. Ed è sia elettrificato che fuoco. Ed è ovviamente iperveloce. Tanto credo che nel raid non useremo nessuna delle armi che abbiamo. Quindi chi se ne frega, facciamolo già adesso, la modifica di tutto. Quindi iniziamo El Raid. Tra l'altro, la lama spuntata. Non sono sicuro che questo danno sia scalato al momento, però è una spada credo a due mani, quindi vorrei provare a prenderla, maledizione. In ogni caso, El Raid. La promessa di grandi ricchezze ti ha attirato presso l'antichissimo tempio di Baal. Tra queste mura, forze malvagie riuniscono i propri eserciti. Discendi nel tempio e sconvolgi i loro piani. Raccogli tre parti della pietra Clevis per sbloccare la cripta con i suoi tesori. Eccoci qua. E ovviamente non abbiamo nulla se non la lama spuntata base. Fantastico. Fa vedere. Ah no. È una mano. E posso trasformare. Perché il DLC di Left 4 Dead è così stupido? Cioè, non stupido, però cazzo. Fiasca esplosiva. Aha. E non abbiamo torce o altro. Fantastico. Teletrasporto ai bassi fondi alla torre di Breaker oppure alla torre delle scintille. Quindi è praticamente un mondo a parte. Aha. E siamo ancora Van Crane. Ottimo. Beh, si va. Il problema è che non si vede una sega. Mi sa tanto che in questa zona un po' di luce in più non fa schifo. Ma non tanto per me, cioè anche, però più che altro per voi. Un'altra lama spuntata. Vabbè, per il momento abbiamo queste poche cose. Prendiamole, no? E parli in inglese, quindi questo DLC non è stato doppiato in italiano. Fantastico. Non che la cosa sia un problema, però denota. Looking for treasure. Many have tried.
perché questa voce mi ricorda lo schiavo guerriero di Dark Souls 3. No, non è vero, ecco chi mi ricorda Aldia. Ed eccoli qua i nostri primi zombie. Quindi, vediamo quanto facciamo. Credo proprio che le lame scalino al nostro stesso livello. Cioè, nel senso, non scalino al nostro stesso livello, scusami gioco, intendevo tutt'altra roba io. Quindi di conseguenza, sfida al buio che non si vede una sega. Oh, questo è l'equivalente del... Beh, non proprio, perché esplode a contatto, quindi... Ah, i nemici hanno le monete, quindi bisogna lootarli. Pozione coratri... Ah beh, certo. Non potendo craftare nulla al momento, tutto quello che possiamo trovare ci è utile. Quindi barilotti rossi. E immagino ci serva la chiave. E invece no. Il sigillo oscuro si è aperto. Dunque. Quindi tutti i nemici hanno almeno le monete. E le monete ovviamente le puoi usare una volta uscito da qui. Ma dove me le conta le monete? Penso sia in una parte apposita del menu, diciamo. Ecco qua. Vai via. Il problema è che davvero le armi non sono, diciamo, al livello in cui dovremmo essere. Certo, probabilmente neanche gli zombie. Però forse è per di già una lama viola, ottimo. Però perlomeno probabilmente così non so come funzioni il DLC, però ti spinge probabilmente a non usarle fuori da qui poi. Come raggiungiamo questa bella zona? Possiamo ancora usare le nostre mistiche abilità da scalatore per arrivare da qualche parte. Certo, la mancanza di luce però è terribile. Lo sapevo che mi sarei fatto male. Maglio da battaglia. Ah beh, certo. Pozione del vigore, pozione della potenza. E questa è la leva. E un'altra pozione di cura. Più una spada del ruffiano. E la madonna, quante belle cosine che stiamo trovando. Oh, eccole qua le monete. E abbiamo ricompensa a grado successivo. Cioè, quindi uccidere dei nemici fa salire di grado solo il raid. Quindi è un menu totalmente a parte. E uccidendo tutti i nemici, o meglio, salendo di livello, di grado soprattutto, sblocchi ricompense per il grado successivo. Che non so se sono ricompense che ci danno a noi nell'inventario o che trovi in giro. Però per esempio magari trovi queste spade in giro poi. Questa me la porto via, visto che già c'è qualcuno lì contro cui lanciarla. Peccato che abbia un raggio di lancio terribile. Pensavo almeno saresti riuscito a lanciarla un pelo più lontano, eh. Sinceramente non mi aspettavo un lancio così gnecco. La lama della notte di Van Crane in questo momento secondo me ci starebbe da dio in questa sezione. Ho trovato un libro rosso che mi ha aperto una stanza segreta. E uno scetto tretoro. Mi manca però avere la luce, devo essere onesto. Non tanto per il buio, ma proprio per il fatto che non vedo una sega. Iniziamo ad usare tutte ste lame merdose. Poi, piano piano, iniziamo quando abbiamo già l'inventario un po' più pieno a buttare via quelle che non servono. A proposito di cose che non servono, abbiamo la pozione curatrice, e va bene. Coltelli, pozione di resistenza e pozione del vigore. Dobbiamo anche guardare in alto, perché metti caso c'è un passaggio come quello di prima. Non lo vediamo se guardiamo solo dritti. Dunque, questa via è bloccata. Qui si sale. Esatto, vedi? Oh, allora, a livello di ambientazione non è male. Certo, diciamo è uno mezzo Skyrim, un pelo povero. Però ha fatto bene, assolutamente. Non ho nulla da dirgli. L'ambientazione è carina. Ecco fatto. Dovevo solo mettermi nell'angolazione giusta. E abbiamo trovato una cesta rossa e una piccola. 211 monete, vabbè. Ah, ma c'era una leva. Chi l'aveva vista? Allora, io credo che il raid... Bello, il portale stile Diablo e uno scheletro. Bastardo?
Allora, gli scheletri sono fatti bene. Mi piacciono. Poi, ovviamente non vedi attraverso di loro perché sono già scheletri. Dai. Grazie della spada. E il portale si è chiuso. Mi piace il portale stile Diablo. D'altronde ad oggi è appena uscito Diablo 4. Madonna mia, mi sta facendo venire voglia di giocarlo. Che poi in Diablo 4 hanno rimesso una delle mie classi preferite, il druido. Cioè io vengo direttamente da Diablo 2. Non posso prendere la torcia? Non lo so, dimmelo tu. Cioè io vengo direttamente da Diablo 2. Ho giocato il 3, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Ma Diablo 2 ne ho un ricordo veramente importante. E il druido è stata la mia classe assolutamente preferita. Ho visto qualcuno cadere o me lo sono sognato? Madonna mia. Avere Rank Rain in questa sezione mi sa che ci aiuterà un sacco. E soprattutto avere vigore infinito, dato dal fatto che abbiamo combattimento al massimo, mi sa che ci aiuta un sacco. L'avessimo... Che è successo? Fatto prima, probabilmente avremmo avuto, secondo me, molte più difficoltà. Ah, ma perché tu c'hai un'armatura, ecco perché sei più forte. Vabbè, sei morto lo stesso. Bastardo? È che essere in prima persona in queste situazioni ti dà molto più svantaggio, almeno nei Souls o appunto in Skyrim. Puoi avere la terza persona e vedere un po' più ampio dove sono un po' tutti i nemici. Mi sa che devo iniziare a liberarmi delle armi grigie. Oh, smontare le cose ci dà i soldi, allora ottimo. Ok, la mazza è buona. La mazza è buona. Ma cretino di merda. Nuovo livello di R8. Fantastico. E abbiamo sbloccato qualcosa, immagino, vero? Mettiamoci un attimo a cercare tutti i cadaveri che vediamo, visto che c'hanno i soldi e probabilmente pozioni da utilizzare. Dobbiamo anche fare attenzione alle torce, secondo me, perché le torce in questi tipi di giochi di solito sono dei meccanismi segreti che, tirandoli, sai. Attiviamo la chiave. Zac. Ecco fatto. E ovviamente appare qualche nemico. Dunque, stronzi. Ma donna mia, la mazza veramente utile, molto meglio della spada. Ci speravo davvero un sacco che una spada a due mani l'avremmo trovata qui. E infatti è così, in fondo non ho sbagliato. Dunque, qui abbiamo una leva, vediamo che cosa apre. Spero la porta che è di qua per voi, per me è sempre al contrario la cosa. Rimorso del crociato di nuovo, quindi la spada a due mani, 818 di danno. Voglio vedere se in questa versione possiamo fare il plunging attack. Sì, posso farlo. Sai che mi sa che con il raid io pensavo sarebbe stata una puntata one shot, invece mi sa che sarà diviso in un bel po' di puntate probabilmente. Non lo so. Un po' ci speravo fosse una roba unica. Però così almeno giustifichiamo. Però davvero, non avere la luce è terribile. Però almeno giustifichiamo il suo prezzo così. Lei chi? Lilith? Sto giocando per caso alla beta di Diablo 4 e non lo sapevo? Beh, Baal, Lilith, Diablo. Ciao. Ottimo, ho preso tutti tranne chi dovevo. Almeno. Ma dove vai? Cretino di merda. No, però davvero, non... Ma
non riuscire a vedere niente è terribile. Wea è morto. Quanti soldi mi dai? 92. Un po' spilorcio il torturatore, eh? Dunque, per aprire questa porta devo uccidere tutti? No, c'è di nuovo l'altarino. Ah, però aspetta. Scusami un attimo, vuoi vedere che in realtà le ricompense che sblocchi qui non sono ricompense che sblocchi all'interno di Raid, ma sono le ricompense che puoi poi prendere nel mondo reale? Eh sì, perché scusami, cosa me ne faccio dell'armatura del razziatore qui, per dire? Cioè, è un'armatura come tutte le altre, alla fine. Poi magari ti dà, non lo so, bonus esperienza all'interno di Raid, queste cose qua. Certo che ci mette davvero un sacco a sbloccare sti altari, eh. Tac, ecco fatto. Ehi là. Ah, siamo dall'altra parte di dove eravamo prima. Prima eravamo più in alto, esatto. Tra l'altro lì c'è uno di quegli altari e mi sa, la butto lì, che noi dobbiamo arrivare fino in fondo. Quindi tu sei, esatto, il primo pezzo della pietra. Presa. Sì, però comunque mi sa che... Davvero, mi sa che il doppiatore di questo tizio qua è lo stesso di Aldia di Diablo 2. D'accordo, proseguiamo. Io... Già, vedo un bel gruppetto di nemici. Ecco qua. Però davvero, la spada spuntata fa una sega di danno. E qua si può salire, ovvio. Meno male che guardiamo sempre attorno dove ci troviamo. Sì, però davvero, ste spade fanno veramente schifo e sta tremando... Ecco perché. La maga elettrica. No, no, più l'ascolto più davvero sono convinto di quello che ho detto. Secondo me lui è Aldia. Ecco a voi, bel regalo di Natale. Forse era meglio se mi allontanavo però. Oh, di nuovo il torturatore. Ecco fatto, però a differenza di quello di prima mi sa che vale come nemico normale. Se ha una barra della vita è un boss, se non ce l'ha è un nemico come tutti gli altri. No, un altro, che palle. Basta, sti cosi che corrono. Quanto mi state sulle palle. In tutte le vostre versioni. Peggio di questi qua grossi, ma veramente. Perché almeno quelli grossi li vedi, li puoi evitare, che succede? Oh, ottimo. Sono spawnati gli scheletri. Effettivamente mi sentivo la mancanza. Nuovo livello. Però sto anche per creparci, quindi. Ecco fatto. Cerchiamo di non far apparire altri stronzi. Secondo altare. Grazie, Lucius. Però ci sono... Ah beh, ogni volta che arriviamo in una zona così è praticamente zona forse pre-boss, che trovi delle ceste, due pozioni e via. Vai a combattere ora, sei pronto ad ammazzare il male. Su, finiamo di utilizzare sta spada spuntata e poi cambiamo armi. O forse è già meglio farlo ora. A parer mio, mi sa che è meglio già farlo ora. Come sempre, magia dei videogiochi, non puoi allungare il braccio per tirare questa leva, ma questa è la realtà. Se non vuoi adeguarti, sono cazzi tuoi. Però a questi li posso beccare oltre le sbarre. Tanto se l'arma mi si rompe, sti cazzi, cioè ne troverò altre 2000, veramente. E addio a tutti gli scheletri, a parte quello lì che è lontano. No, veramente, la mazza è incredibile. Se riusciamo a trovarne anche solo una viola, sono contentissimo. Ecco fatto. La mazza ad ora è quella più soddisfacente, veramente. Molto veloce. E soprattutto fa un sacco di male. E ovviamente... Ti pareva?
se non appariva qualcuno dal regno dell'inferno. Uno scettro blu, finalmente. Madonna mia, quanto veloce. Non pensavo che le pozioni fossero così utili. Madonna mia, ma quanti scettri blu, veramente? Allora questo qua adesso lo butto già via. Mi spiace, ma hai fatto già il tuo tempo. Utilissimo, tra l'altro. È relativamente lineare, comunque, tutto sto percorso. Sto vedendo poche zone in cui effettivamente, diciamo, salire verso l'alto. Ma sono sicuro che ce ne sarà almeno una importante, tipo che nasconde un bel segreto, secondo me. Tipo un easter egg o qualche stronzata simile. Oh, un nemico. È rimbalzato contro il suo elmetto. Oh, la spada del ruffiano is good. La spada del ruffiano taglia. Allora, credo di aver capito una cosa ed è relativamente palese, secondo me. Ci sono nemici, aia, resistenti alle lame, e ci sono nemici che sono più deboli alle lame. Di conseguenza ci sono nemici più deboli agli attacchi di mischia e ci sono nemici che resistono di più agli attacchi di mischia. Dai, alzati però. Fammi capire, come ti tiro giù lo scudo? Vabbè, risolto il problema. Scusa un attimo, quello scudo. Ok, non posso prenderlo. E questo è un tritaossa che è un martello. E a proposito di tritaossa, appunto, credo che i nostri amici scheletri siano proprio deboli a questo. Comunque non c'è un'icona per riparare le armi, quindi credo che una volta rotte si buttano via in automatico. Ma sto portale che è rimasto? Ah, di pozioni di cura non c'è nessun problema fino ad ora. Un altro tizio con lo scudo, che è bravissimo, ha resistito al colpo. Forza bello, vieni qua. Dai, vieni sul fuoco. Vieni. Non capisco veramente come dovrei togliergli quello scudo. Non riesco a capire. Forse davvero devo usare... No, e non funziona neanche così. Allora, questo l'ho beccato alla testa, è ok. Però non riesco a capire come dovrei abbassargli lo scudo. L'esplosione dritta su di lui ha funzionato prima. Però ovvio che non è che posso sprecare tutte quante le bombe solo per un nemico. Dunque, attiviamo la leva ed è apparso un nemico alle mie spalle. Ecco qua, addio alla maga. Addio ai corridori di merda. E addio agli scheletri. La mazza contro gli scheletri. Ottima, veramente. Solo che veramente questi qua che corrono sono insopportabili all'inverosimile. Ecco, appunto, mi avvicino alla pietra e guarda un po' se non appare qualcuno. Finché non sono quelli grandi non è un problema. Il problema è quando ti corrono addosso e devi per forza staccarti. Ok, 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 vai, vai, vai. Fallo prima che respawnino altri. Dai, 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 dai. A posto. Andiamo? Prosegui, prosegui, via, 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 via. E ti pareva. No, veramente. Ottima arma. Ottima arma la mazza. Sorprendentemente è velocissima. Come apriamo questa? Ah, beh, certo. Ogni volta mi dimentico che è lì accanto. E prendiamo il secondo pezzo della pietra. Ecco fatto. Siamo molto vicini all'obiettivo, comunque. Secondo me, una volta che scendiamo giù,
finisce il DLC, diciamo.